amici sportivi, di nuovo buon motocross, anzi in questo caso buon supercross, e di nuovo benvenuti dall'area 48, la mitica area 48 del Motor Show Arena di Bologna, all'interno del Motor Show che ovviamente è tornato alla grande nel calendario delle grandi manifestazioni internazionali, e nell'area 48, insieme a un fitto calendario di manifestazioni automobilistiche, è tornato grazie a FX Action anche il motocross. Abbiamo iniziato nella giornata di ieri con la 125, quello che vedete in questo momento con inquadrati sono i concorrenti invece della MX2, in particolare abbiamo visto Nicolas Lapucci con il numero 211, in questo caso la panoramica sul tracciato, adesso con il 752 inquadrato Matteo Borghi su Yamaha, piloti che si stanno riscaldando. Ci sono state naturalmente le hit di questa mattina, vi ricordo per quanto riguarda la MX2 la prima manche è stata vinta dal belga Jens Getterman davanti a Bersanelli, poi Walker, Lapucci, Orazietti, Tondelli e anche la nostra Francesca Nocera che si schiera insieme ai colleghi piloti maschi, mentre nella HIT 2 la vittoria è andata a Alessandro Lentini davanti a Favalli, Denti, Bisi, Borghi che abbiamo visto inquadrato poco fa, Asanic e Sanchini. Naturalmente Michele Sanchini che chiude la, ecco proprio inquadrata in questo momento la nostra Francesca Nocera, unica donna partecipante a questa MX2, e sappiamo che insomma per quanto riguarda il motocross femminile, grazie a Chiara Fontanesi, siamo per 3 volte campioni del mondo. Quindi la pista allestita all'interno del tracciato dell'area 48 grazie alla consueta firma di Armando Dazzi. Vi ricordo, per tutti gli appassionati di Sport Television, ma ovviamente non solo, potete seguire in diretta le gare anche su Live Timing Perugia Timing e il motorshow.perugiatiming per avere in diretta la situazione. Allora, adesso il cielo è sereno, questa notte ha piovuto e questo ha messo un po' in crisi naturalmente la tenuta del tracciato che vedete in panoramica, un tracciato che non è ovviamente stile supercross, ma non è troppo esasperato proprio per la natura di questo trofeo particolare che vuole privilegiare i giovani e quindi non fare un percorso estremamente selettivo, ma non per questo ovviamente facile o poco impegnativo. Vedremo per quanto riguarda il programma la MX2, la finale, poi un piccolo break per passare poi ai protagonisti della MX1 e al termine ancora una pausa e poi la manche super campione con i migliori 8 della MX1 e i migliori 8 della MX2 impegnati naturalmente per il main event, per la gara decisiva. Dicevamo la panoramica del tracciato, il Motor Show che rientra alla grande dopo un periodo, un anno di blackout, possiamo dire di interruzione. Ecco ancora la Nocera col numero 116, intanto in concentrazione nel preparco insieme ai suoi colleghi, tra poco li vedremo in pista. Pista naturalmente resa insidiosa oltre che dalle asperità, dalle whoops, dai doppi salti, dai panettoni disegnati da Armando Dazzi, anche dal terreno allentato. Aspettiamo solo che la direzione gara ci dia l'ok di pista libera per poter entrare nel merito. E comunque parlavamo del Motor Show e del programma motociclistico che torna nell'area 48 grazie, abbiamo visto ieri come già accennato, alla 125, oggi MX1 e MX2, poi ancora domani motocross, e poi nel weekend finale del Motor Show saranno protagonisti invece i piloti delle supermoto, quindi in praticamente in concomitanza con il rally. In questi giorni, poi durante la settimana, ancora spettacoli, ancora brividi, la pista verrà completamente ridisegnata e ristrutturata, ma adesso concentriamoci su questa finale dove, ripeto, classe MX2, diamo un'occhiata al lotto dei partenti, intanto inquadrato con il numero 51 il vincitore della HIT 1, il belga Jean Getteman, sicuramente un pilota da tenere d'occhio, con il 35 Alessandro Lentini vincitore ieri, e poi la panoramica via via di tutti gli altri. Vi segnaliamo con il 47 Mattia Tondelli, col 116 Francesca Nocera di cui abbiamo già parlato, col 122 Andrea Bisi, col 211 Nicolas Lapucci,
col 212 Marco Denti, col 267 Edoardo Bersanelli, col 281 Nicola Favalli, poi col 421 Nicolas Orazietti, col 626 Senad Asanic, e poi col 651 Cade Walker. Ecco Alentini intanto passato da KTM a Husqvarna, che proprio ha debuttato qui in chiave 2015 con i nuovi colori Husqvarna, e chiude lo schieramento Matteo Borghi con il numero 752. Quindi dovremo essere pronti per motori in moto per quanto riguarda i protagonisti della MX2, che stanno accendendo i motori prima di entrare nel tracciato che ha visto fino a questo momento protagoniste le auto della NASCAR europea, se così si può dire, chiaramente gare esibizioni come nella tradizione del Motor Show di Bologna. Un Motor Show di Bologna che decide di ricominciare, decide di riscommettere su se stesso, sui suoi contenuti tecnico-agonistici spettacolari, per richiamare il grande pubblico all'interno della kermesse bolognese. Allora, vedremo lo sviluppo della gara, naturalmente, ripeto, MX2, un appuntamento con il motocross che chiude definitivamente la stagione agonistica 2014, un anno sicuramente denso e impegnativo. Intanto Lentini con lo squadra numero 35, il primo, seguito dal 267 Bersanelli, poi col 651 Walker, col 122 Andrea Bisi, via via tutti gli altri. Abbiamo visto Matteo Borghi col 752, col 626 Senad Asanic. Dicevamo MX2 impreziosita anche dalla presenza di alcuni giovani stranieri che ovviamente impreziosiscono la griglia di partenza. Vedete il percorso obbligato lungo il quale i piloti raggiungono la pista disegnata all'interno, e già da queste prime immagini, a parte le tribune gremite di pubblico, vediamo già come purtroppo la pista sia ovviamente segnata dal maltempo, ma questo non fermerà certamente i nostri protagonisti e non ferma certamente il motocross abituato a correre in condizioni ben più difficili e precarie. Dicevamo la pista non è volutamente così estrema, per questo potrebbe essere un vantaggio, ma il fondo e il fondo allentato potrebbe giocare un ruolo determinante. Intanto siamo già allo schieramento di partenza, quindi davvero pochissimi minuti alla partenza di questa di questa finale della riservata alla classe MX2. Vi ricordo, le moto sono 254 tempi, forse solo Lentini credo abbia in questo caso non ha vinto ieri con la 125 a due tempi, ovviamente il trofeo riservato proprio alle due tempi. Vediamo adesso come si comporterà nella più impegnativa MX2. Schieramento di partenza ormai quasi completato, ripeto, siamo alla Motorsport Arena, la mitica area 48 Motor Show di Bologna, pronti al countdown che ci porterà alla partenza della finale MX2. Bandiera verde sul cancello di partenza, pronti con il cartello da parte del direttore di gara che segnala ora 15 secondi alla partenza. Attenzione, inizia la fase davvero di grandissima concentrazione, ormai lo sguardo è fisso alla prima curva, in questo caso 5 secondi, attenzione, motori che girano al massimo e va giù il cancello, e partenza valida, qualcuno già subito in difficoltà, ed ecco il numero 651 Walker che prende il comando, mentre vedete le difficoltà di alcuni conduttori, un fuoripista innocuo da parte di qualcuno. Con Walker, con il 651, team Castellari in sella alla Suzuki, subito insidiato e attaccato in questo momento da un altro concorrente che va all'esterno, difficoltà per Walker. Attenzione, vediamo chi è che ha preso il comando delle operazioni, dovrebbe essere con il numero 51 Jan Gettemann, il belga vincitore di IT1, mentre sventano qualche bandiera gialla per un comprensibile contatto. Quindi Gettemann, il pilota belga, tranquillamente al comando in sella alla sua Honda. Poi Walker che cade e perde anche la seconda posizione, attaccato proprio da un altro concorrente che lo segue, dovrebbe essere Tinkler e Lentini
che sono dietro di lui, poi Bersanelli, Denti, Bisi, Sanchini, Borghi, Favalli, Orazietti. Ecco lo score, 9 minuti di gara ed ecco la grafica: Gettman, Lentini, Walker, Bersanelli, Denti e Bisi, queste le posizioni. Ma attenzione, perché il belga Gettman ha imposto subito il suo ritmo e cerca di mettere grande spazio fra sé e i suoi avversari. Lo vedete la sua azione con il numero 51, Jan Gettman, mentre inizia già il incredibile, già al secondo terzo giro iniziano già i doppiaggi e Gettman si fa largo dai concorrenti che rimasti intruppati nel fango della partenza, hanno avuto qualche difficoltà. Ed ecco Gettman, davvero imperiosa la sua azione. Team JTEC per il giovane belga che, come sappiamo, viene da una prestigiosa scuola che non ha bisogno di presentazioni, ovvero quella del Belgio, che ha sfornato generazioni di campioni. Lo vediamo come affronta, con quale tecnica e con quale leggerezza affronta le whoops e i salti. Intanto continua lo sventolio di bandiere gialle per segnalare cadute e ripartenze di piloti stretti nella morsa del fango. Gettman, Lentini, Bersanelli e poi Walker davanti a Bisi, Borghi e Favalli, mentre vediamo che si lotta ad ogni curva e le posizioni possono davvero cambiare ad ogni giro. Davvero il Supercross in questo caso ha una difficoltà in più oltre alle whoops che vediamo i piloti affrontano. Cioè, infatti vediamo qua un'escursione fuori pista, vediamo forse proprio Gettman con Bersanelli che era invece impegnato in un'escursione fuori dal tracciato. Ed ecco i piloti impegnati, per fortuna abbiamo il monitor con i transponder che ci danno le posizioni, perché già da un paio di giri i concorrenti sono coperti di fango e diventa difficile riconoscerli. Comunque Gettman davanti a Lentini, poi Walker, Bersanelli che abbiamo visto in difficoltà, poi nell'ordine al giro precedente Favalli, Bisi, Denti, Borghi, Orazietti, Nocera che è decima, Sanchini, Asanic, Tondelli e Lapucci. Questa è la situazione, 6 minuti e 28 secondi come vedete dalla grafica in sovraimpressione. Mi sembra di capire che fino a questo momento l'unico che sembra davvero a suo agio è proprio questo giovane belga con il numero 51, incrocio di traiettorie, sponda e soprattutto una grande fluidità di azione in ogni momento del tracciato, mentre gli altri, ovviamente stiamo parlando di giovani ragazzi, di giovani promesse, non certo piloti di grandissima esperienza. Vediamo un altro concorrente fermo che cerca di far ripartire la sua moto. Comunque Jan Gettman, davvero una sorpresa per questo astronascente della scuola belga del motocross, che si dimostra davvero efficace e sorprendente. Lo vediamo in azione su questo lancio. E attenzione, perché il contatto con concorrenti doppiati, vediamo, potrebbe anche mettere a rischio la sua imperiosa prestazione. Pensate, Gettman gira in 44 secondi e 191, Lentini che è in seconda posizione, davvero grande la gara del nostro Lentini, gira in 49 400, quindi 5 secondi. Intanto attenzione, Gettman rimane vittima di una scivolata all'ingresso curva, ma vedete che prontamente riparte, adesso cerca di ritrovare ritmo e concentrazione. E attenzione, perché potrebbe essere un episodio decisivo quando mancano poco meno di 5 minuti allo scadere del tempo regolamentare, poi bandiera bianca dell'ultimo giro. Gettman adesso sta cercando di riprendere ritmo e concentrazione, ma avete visto che anche un asso come lui, pur con un notevole margine di vantaggio, è stato tradito dalle insidie del terreno, ma sembra aver ritrovato subito l'impostazione giusta. Un rapido tocco al roll off per far scorrere la pellicola sulla mascherina degli occhiali e avere quindi visibilità, anzi in questo caso lente a strappo, per il giovane Gettman in sella ad una Honda. E adesso un
attenzione qua, piloti in difficoltà, bordo esterno per il giovane belga che adesso vediamo più prudente, intanto questo è Lentini con il suo Husqvarna in seconda posizione, invariato il distacco fra Gettman e Lentini, poi terzo sempre Walker, quarto con il 267 Bersanelli, poi Denti, Favalli, Pisi, Borghi, Orazietti, Sanchini, Francesca Nocera, Lapucci. Queste le posizioni quando ormai la gara è, per quanto riguarda le prime posizioni, decisa. Un'altra escursione fuori pista da parte di un pilota. Pronto l'intervento del personale di servizio, preciso e puntuale, con la segnalazione anche dei concorrenti solamente in difficoltà che cercano di ripartire. E questa pioggia di questa notte certamente ha in qualche modo caratterizzato, mentre vediamo ora Lentini alle prese con dei doppiaggi che deve poter effettuare, cerca la sbandata, attenzione alla sua azione, deve rimanere pulita, fluida, perché comunque non solo per la posizione ma anche perché concorrenti davanti significano spruzzi di terra e di fango che arrivano sul casco e sugli occhiali, quindi difficoltà di visibilità. Quindi attenzione, siamo ormai alle battute conclusive di questa finale della MX2 con Jan Gettman numero 51 Honda al comando fin dalle prime battute, grande margine di vantaggio che poi è risultato molto utile al giovane belga per amministrare il suo vantaggio in termini di secondi nel corso di una scivolata che abbiamo visto due giri fa, protagonista proprio il giovane belga. Ormai si cerca di arrivare e di sopravvivere in qualche modo, ecco l'azione ancora di Gettman alle prese con il 651, al doppiaggio di Walker, addirittura ancora bandiere gialle che segnalano un concorrente fermo. È incredibile Gettman, se il nostro contagiri non è vittima di errori, ma potrebbe aver doppiato addirittura il terzo in classifica, che vedete proprio il pilota con la gialla Suzuki che lo segue, ovvero il bravo Walker, che aveva tentato nelle prime battute di ostacolare l'imperiosa marcia di Gettman per poi rimanere vittima di una scivolata proprio nelle battute iniziali, quindi rimanere attardato, essere poi costretto al recupero. Ancora bandiere gialle, ma semplicemente per segnalare piloti fermi lungo il tracciato che cercano uscire dalla morsa del fango, e questo è il motocross, anche se in questo contesto la gara era più dedicata al supercross. Devo dire che il sacrificio, le abilità di guida e anche la resistenza del mezzo meccanico, l'assetto, sono importantissimi. Attenzione perché ogni metro potrebbe nascondere una trappola o un'insidia. Vediamo un minuto allo scadere del tempo regolamentare con nuovi piloti, là in lontananza lo vediamo con il numero 51, il terzo pilota che cerca traiettorie alternative per uscire, bandiere blu che sventolano per segnalare l'arrivo del pilota primo in classifica, lo vediamo, lunghissimo lancio su questo doppio, poi sbandata controllata per cercare l'incrocio e superare anche il secondo concorrente. Siamo ormai a 25 secondi dal tempo regolamentare, panettone centrale, ancora praticamente un unico sventolio di bandiere gialle, ma ripeto, solo per segnalare piloti fermi, come in questo caso cercano di liberarsi dalla morsa del fango, il protagonista fino a questo momento Honda numero 51 J-Tech, il team è Jens Gettman, davvero il la sorpresa, e sventola la bandiera bianca dell'ultimo giro, il final lap, ultima fatica, ultimi metri per Gettman, Jens Gettman, che ora supera un altro doppio, un'altra volta un concorrente e si avvia a percorrere gli ultimi metri, questa volta ancora guardingo, ma ciò non toglie efficacia alla sua azione, in piedi sulle pedane, peso leggermente arretrato per poter essere pronto a reagire ad ogni minima difficoltà, e quindi difficoltà ce ne sono ad ogni centimetro per quanto riguarda il tracciato, rettilineo opposto
con una serie di whoops. E l'arrivo, vince MX2 Jens Gettemann, davvero grande, meritatissima vittoria da parte del giovane belga in sella a una Honda. Gettemann vince, ricordo, il miglior giro per lui, 44,191, gira, arriva Lentini con il numero 35 in seconda posizione. Per la terza posizione dovremo aspettare il 651, cade Tinkler Walker, mentre rivediamo gli highlights con subito la partenza con il numero 51 al centro di Jenkeman. Walker che tenta di andare via con il numero 651, un concorrente che esce di pista, ed ecco l'azione pulita, ancora concorrente in difficoltà, gli incroci di traiettoria dell'azione del giovane belga che meritatamente taglia il traguardo.